Maria, volevo sentire De Masi su questo, perché diciamo, la qualità del lavoro è ovviamente molto importante, no? Soprattutto per chi svolge professioni così delicate, no? A quali tipi di stress? No? Un elemento in più proprio voglio chiedere, sottoposto un medico, no? Se il burnout si parla, cioè anche di una caduta di stress psicologico, no? Per un chi svolge professioni così delicate, esiste, a contatto con la salute della gente. Anzitutto non esiste lavoro che possa essere fatto bene per 12 ore al giorno, se è un lavoro intellettuale, ma anche se è un lavoro fisico. Se è un lavoro intellettuale ha maggior ragione, perché è più delicato. Ma qui si vede che proprio l'intero sistema sanitario, come l'intero sistema scolastico, io conosco naturalmente più quello scolastico, ma anche da noi, il rapporto tra me preside e l'usciere è 1 a 4, 1 a 5 come salario. E questo è un rapporto che neppure nell'Unione Sovietica era così drastico. La stessa cosa vale per i medici. Questo bisogna saperlo, perché Adriano Olivetti auspicava 1 a 5 nella sua azienda. Noi ci siamo già in questo, prima cosa. Seconda cosa, l'organizzazione. Noi abbiamo medici disoccupati e medici che lavorano 12 ore al giorno. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo? C'è qualcosa che non funziona, e i disoccupati sono proprio i giovani che avrebbero più resistenza magari a fare orari così assurdi. È l'organizzazione che non funziona in questi grandi agglomerati, e l'organizzazione è una scienza, non si impara all'improvviso. Quando si dice 8 ore al giorno, 40 ore alla settimana, questo è il risultato di lotte di 200 anni. Non so se è chiaro, non si può tornare indietro su questo, perché tornare indietro su questo significa tornare indietro nei livelli di civiltà. E questo è un tema che, diciamo, a noi di Agorà ci appassiona abbastanza sempre, no? Un filo conduttore della situazione del lavoro oggi. Una domanda, De Masi? Però, attenzione. Volevi fare una domanda? Sì, no, oppure... volevo dire questo. Esistono due tecniche organizzative, una si chiama job analysis e una job evaluation. Le aziende, le grandi aziende italiane, le hanno usate fin dagli anni 60. È il metodo con cui si compara la oggettiva consistenza di due lavori, e sulla base di questo si raggiunge una parità salariale tra lavori uguali. Questo nelle organizzazioni sanitarie non è stato ancora fatto. Siamo qui in ritardo organizzativo di una trentina d'anni. Perciò succedono tutte queste cose. Ripeto, la scienza organizzativa è una scienza. Va fatta come si deve, non può essere lasciata al passapochismo. Però dal punto di vista qualitativo siamo al numero uno al mondo. Yeah. Allora, Ceccardi. Abbiamo visto i dati della differenza di stipendi tra i medici calabresi e i medici dell'Emilia-Romagna. Ci saremmo tutti stupiti negativamente se gli stipendi dei medici calabresi fossero stati più alti di quelli dell'Emilia-Romagna. Meno male che non è così, anche perché... non è che un medico calabrese... Però aspetti, no, questo devo dire, il medico calabrese... Probabilmente... Siccome lavora in strutture più complicate, probabilmente è bravo, diciamo, almeno vagamente, tanto quanto quello emiliano. Cioè quello... Secondo me no, perché in Emilia Romagna hanno delle strutture più specializzate, hanno delle specializzazioni. Quindi è giusto pagare meno un medico calabrese? Bisogna utilizzare il metodo meritocratico. Se i medici fanno meglio il loro lavoro, devono essere pagati di più, ma questo è normale, come dovrebbe essere in tutte le sanità. Credo che sia giusto... Cioè, mi scusi, non ho capito. A parità di lavoro, la qualità dipende. Scusi, ma i casi di mala sanità lei li ha presenti in Calabria? No, quello è un altro paio di maniche. La qualità, però dipenderanno la anche qualità dai medici non dipende, che lasciano la qualità, i bisturi. La qualità non dipende, mi scusi, negli stomaci la qualità della gente non dipende dal singolo lavoratore, ma dall'organizzazione complessiva. No, facciamo i buonisti, a volte dipende anche dal singolo lavoratore, che ci sono magari medici molto specializzati che devono essere pagati di più, necessariamente. Quindi bisogna riportiamo le gabbie salariali maggiormente. Quindi secondo lei è giusto pagare meno un medico calabrese? No, voglio capire. Che fa lo stesso lavoro di uno di Milano. Io non è che ce l'ho col medico calabrese, ci sono tanti medici calabresi che... E ieri è uscita c'è stato questo post di Di Maio su un sito di Beppe Grillo. Di Maio dice appunto che ha un appello da fare. Prima di Natale il Senato deve approvare la nostra proposta di legge, già approvata alla Camera, che dice una cosa semplice: tutte le famiglie hanno il diritto al riposo, anche quelle che posseggono o gestiscono esercizi commerciali. La proposta prevede che su 12 giorni festivi all'anno 6 devono essere di chiusura, negozi chiusi durante le feste, famiglie più felici. E il giornale stamane ci fa il titolo: Di Maio abolisce lo shopping. Allora, De Masi, questa
Parto da lei. Che tipo di proposta è questa? Peraltro c'era già stato un compromesso votato alla Camera, però Di Maio insomma ribadisce che è giusto tenere i negozi chiusi e non lasciare insomma, negozi aperti ormai, sempre. Ormai la distribuzione si va organizzando in questo modo. C'è una distribuzione che risponde momento per momento alle domande tramite sistemi elettronici, Amazon per tutte. Poi c'è i centri commerciali, poi ci sono invece i negozi che sono quasi tutti familiari. Hanno tre bisogni completamente diversi questi tre, se vogliamo salvarli tutti e tre, e secondo me bisogna salvare assolutamente i negozi di prossimità. Quelli che noi troviamo sotto casa. Prima le strade erano un grande centro commerciale. Però è giusto chiuderli? Cioè il fatto che noi siamo abituati oramai, anche forse soprattutto nelle grandi città, o sono chiusi anche nei piccoli, centri? Il problema è delle medie città e dei centri storici delle medie città e delle prime periferie delle medie città, cioè, e anche delle grandi. È giusto per disporre dei giorni di chiusura? E andare incontro alle esigenze dei negozi che sono di una famiglia. E quindi dove l'intera famiglia è implicata nel negozio. Questo tipo di attività ha bisogno di quel tipo di orari. Sono tre cose completamente diverse ormai. Così scrive appunto Di Maio, negozi chiusi durante le feste, famiglie più felici. No, fai 3-4 giornate di chiusura obbligatoria per tutti. Facciamole, non casca il mondo e andiamo avanti su altre questioni. C'è un motivo per cui è stata fatta questa proposta. Perché tra i piccoli la concorrenza è tra chi ha per esempio un nucleo familiare molto grande e chi ha un nucleo familiare più esiguo. Questo non gli consente di fare i turni. Io lo vedo per esempio d'estate nelle zone. E allora mettere dei giorni in cui tutti sono chiusi riequilibra il rapporto tra nuclei grandi e nuclei piccoli. Questo è il motivo. Che politica è questa qui? Questo è il motivo. Sì, a Domenico. Questa è la classica, noi diciamo, terziarizzazione dello sciopero. Cioè quando c'era la fabbrica il lavoratore che scioperava danneggiava direttamente il datore di lavoro. Ora che invece si tratta di servizi, il primo danneggiato è l'utente, sperando che il disagio dell'utente sia compreso poi dai proprietari veri e propri, che in questo caso è lo Stato. Quindi purtroppo è nella società post-industriale questo tipo di disagio che gli utenti non possono che subire. Va bene, grazie a tutti.